La voce interiore. La voce interiore, attraverso Roberta S., 8 agosto 2005, a cura di VB. Siamo qui con voi oggi a farvi compagnia, a tenervi per mano. Avete bisogno del nostro sguardo. Questo è quello che pensate voi ed è quello che vi diamo e che cerchiamo di farvi recepire. La vostra esistenza attuale è limitata e piena di incrostazioni. I vostri pensieri sono ricchi di turbolenze e di pesantezze, ma i vostri pensieri sono anche leggeri e possono essere purificati, possono portarvi ad attingere a fonti energetiche migliori di quelle a cui attingete adesso. Le vostre menti sono limitate a ciò che i vostri occhi vedono. E per quanto voi vi sforziate di vedere oltre il vostro naso, la vostra vista non vi consente di accaparrarvi delle certezze fatte in modo da farvi vedere che la realtà non è come la vedete, ma come la pensate. Allora noi vi diciamo di non fare la distinzione tra ciò che vedete e ciò che potreste vedere, perché effettivamente quello che voi potreste vedere oggi non appare davanti ai vostri occhi. Quando lo farà e quando lo fa, allora potrete agire e muovervi in maniera apposita, appropriata. Le vostre menti sono lontane dal distacco tra corpo e anima, ma il vostro spirito è presente e vibra nella totalità del corpo e dell'anima. Allora è più al vostro spirito che potete puntare la vostra attenzione, che non alla vostra anima o ai vostri occhi umani, perché il vostro spirito già sa, già sente, già ha conservato tutto ciò di cui aveva bisogno e non c'è bisogno nemmeno che voi cerchiate nei libri parole rassicuranti, perché le vostre parole sono più rassicuranti di ogni libro e questo ve lo abbiamo ripetuto più volte. Ma vi vediamo sempre alla ricerca di nuove parole, di nuove cose, e pensate di dover superare nuovi ostacoli, non accorgendovi che gli ostacoli che cercate di superare sono sempre gli stessi, cambiano nella forma, cambiano a volte anche nella sostanza, ma sempre ostacoli sono. Il vostro punto di riferimento è sempre uno, voi stessi. Qualcosa che non va di voi. Quello che non vi piace di voi può cambiare, può essere un giorno il bianco e un giorno il nero, ma sempre qualcosa che non vi piace trovate in voi. Questa vostra continua ricerca a trovarvi dei difetti, delle cose da dover migliorare, dei punti che non vanno bene così come sono, vi rende migliorabili e vi rende anche sbagliati per il vostro sentire. Per il sentire mentale, quello della vostra mente, che non sa distinguere l'essenza dall'apparenza. Allora, ogni volta che vedete incise delle parole che non fanno rima con le vostre, non vi soffermate troppo su questa dissonanza. Cercate quelle parole che vi piacciono di più e mettete voi quella rima, che ora non vedete, ma che c'è sempre.